tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi facciamo un nuovo meal prep, sono sicura che sarete felicissimi e lo dedicheremo interamente ai pranzi. Iniziamo subito. La primissima cosa che andiamo a fare è mettere in ammollo i cereali. Io sto utilizzando in questo momento un mix tra farro e orzo, ovviamente potete mettere i cereali che preferite, e li vado semplicemente a coprire con dell'acqua. La prima ricetta che andiamo a fare è il ragù di seitan, che è buonissimo e molto molto semplice da fare. Quindi vado a mettere un goccino di olio, sedano, carote e cipolla che sono già stati cubettati. Questi li vedete congelati perché la base per il soffritto la conserviamo sempre in congelatore, in modo da averla pronta a portata di mano, è comodissima. Poi ci vado a mettere uno spicchietto di aglio e lascio quindi cuocere un pochino. Appena le verdure iniziano a sfrigolare, vado ad aggiungere il seitan che, come vedete, ho tritato molto finemente. Se vi piace ci sta molto bene anche una foglia d'alloro. Lo lascio rosolare meno di 5 minuti, una cosa proprio molto veloce. Il segreto è far arrivare il seitan a una leggera doratura, quindi appena vedete che inizia a dorarsi potete mettere il vino bianco per sfumare. Lo facciamo evaporare del tutto prima di aggiungere la salsa. Aggiungiamo quindi la salsa di pomodoro. Io vado sempre a mettere un pochino di acqua e finiamo con il sale, ovviamente, e un pochino di erbette aromatiche. Mescoliamo bene e il nostro ragù è pronto per cuocere dolcemente. Ora, se avete tempo, lo potete lasciare su una, due ore tranquillamente, mettendo ovviamente al minimo e coprendo con il coperchio, altrimenti diciamo il tempo minimo di cottura per farlo insaporire bene è di una mezz'oretta. Intanto che il ragù di seitan cuoce, possiamo proseguire con la prossima ricetta e andiamo a mettere subito su il minestrone, che comunque anche lui un po' dovrà cuocere. Qui ho già cubettato tutte quante le verdure, andiamo a mettere tutto quanto in una pentola bella capiente. Io ho scelto di mettere zucca, finocchi, patate e del bellissimo porro al posto della cipolla. Copriamo quindi con l'acqua. Aggiungiamo un pizzico di sale e possiamo mettere sul fuoco. Andiamo avanti e prepariamo il condimento di zucca e funghi che andrà per il riso e per la pasta. Allora, ho messo in padella un filo d'olio, vado ad aggiungere come sempre la base per il soffritto e la faccio scaldare appena, senza farla cuocere troppo, in modo da non scaldare troppo l'olio. Vado ad aggiungere i funghi secchi ammollati, vado a mettere anche l'acqua con la quale ho ammollato i funghi perché me l'avete consigliato voi. Di solito l'ho sempre eliminata, però mi avete detto che è un vero e proprio sacrilegio, è saporitissima, quindi ce l'andiamo a mettere. E poi direttamente funghi freschi, come vedete li abbiamo sminuzzati finemente, e andiamo a mettere direttamente anche la zucca. Prima di chiudere con il coperchio vado ad aggiungere le erbe aromatiche. Se vi piace il sapore insieme ai funghi e alla zucca sta benissimo anche uno spicchietto d'aglio e un pochino di sale. E possiamo chiudere con il coperchio lasciando cuocere tutto per almeno un quarticello. Dopo quindi un quarto d'ora di cottura possiamo rimuovere il coperchio e lasciare andare i funghi e la zucca per altri 10 minuti circa. I tempi di cottura dipendono molto dalla zucca che utilizzate. Il ragù è pronto, ha un profumo pazzesco. Il ragù in questo modo è veramente una garanzia, è buonissimo, è semplice da fare e convincerete tutti. Quello che andiamo a fare adesso è metterlo nei contenitori. Potete scegliere di utilizzare i contenitori mono porzione, sono comodi. Andiamo a riempire quindi i nostri contenitori, quelli che sto utilizzando io in questo caso sono mono porzione. Una
Una cosa molto importante da fare quando preparate il meal prep e lo conservate in congelatore è quello di mettere un'etichetta con alcune informazioni che poi vi possono essere molto utili. A questo proposito vi vogliamo parlare della nuova etichettatrice di Brother. Vi anticipo che è bellissima, noi avevamo già parlato di questa etichettatrice qualche anno fa, ce ne eravamo letteralmente innamorate, soprattutto Federica che me l'ha soffiata da sotto al naso, e abbiamo iniziato a etichettare ogni cosa dentro casa perché effettivamente è molto molto comoda. La prima cosa che dovete fare è scaricare appunto l'applicazione dell'etichettatrice P-Touch Cube. L'etichettatrice va semplicemente accesa e guardate qua c'è tutto quanto il menu con i vari modelli che potete utilizzare. Andiamo quindi subito a creare la nostra etichetta e ci vado a scrivere ragù di seitan. Se volete potete anche cambiare il tipo di font, ce ne sono davvero tantissimi, e mettere uno che vi piace di più, anche se questo è molto carino, però giusto per farvi vedere ecco come cambia. E quando siete insomma convinti e pronti con la vostra etichetta potete stampare. Quindi stampiamo e possiamo tagliare la nostra etichetta. Il bello di queste etichette è che sono davvero indistruttibili, noi le abbiamo usate e riusate e si mantengono davvero perfette per anni. Potete lavarle lavastoviglie, potete anche staccarle e riattaccarle, lavarle insieme ai piatti sotto l'acqua corrente, resistono bene in congelatore, insomma sono davvero ottime. Noi quindi possiamo proseguire con il resto delle preparazioni da mettere all'interno dei contenitori. Abbiamo lasciato raffreddare un pochino il condimento di zucca e funghi, adesso lo possiamo mettere nel contenitore. Ne vado a mettere quindi circa metà, che diventerà il condimento per la pasta. Al condimento avanzato vado ad aggiungere il riso crudo. Il riso che sto utilizzando è un riso parboiled, potete utilizzare il parboiled o utilizzate il parboiled perché c'è solo quello. Il riso crudo è molto comodo in questo modo perché poi dovrete semplicemente mettere tutto quanto nel tegame o in padella ed è tutto quanto già pesato. Poi lo andrete a cuocere esattamente come un risotto normale, avete quindi bisogno di un riso che tenga bene la cottura. Se utilizzate il riso basmati o un riso bianco rischiate che poi una volta scongelato e cotto i chicchi si possano spezzare. E possiamo adesso metterlo all'interno di un sacchettino, questi sono i sacchettini riutilizzabili per il congelatore. Vi mettiamo magari il link in descrizione, ma su Amazon trovate davvero tantissime cose di questo genere, molto molto comode. Andiamo a conservare anche il minestrone, è venuto bellissimo. Io non ho volutamente messo olio, preferisco metterlo poi al momento, anche perché in questo modo si conserva meglio, però se siete abituati a metterlo anche in cottura potete comunque farlo. E quello che avanza andremo a frullarlo per ottenere il nostro passato di verdure. I nostri cereali sono cotti, li abbiamo semplicemente fatti bollire con un po' di acqua leggermente salata. Ed ecco qua il nostro meal prep bellissimo, prontissimo. Guardate che carini i nostri contenitori. Parliamo quindi adesso di conservazione. Tutte queste preparazioni possono essere conservate in frigorifero per un massimo di 4 giorni, altrimenti potete mettere in congelatore per un massimo di 2 mesi. Parlando di conservazione, i cereali li andremo a mettere in frigo, non in congelatore perché in frigo secondo noi si mantengono meglio, poi la cottura è talmente semplice e veloce che potete farla direttamente al momento o quando vi serviranno. In ogni caso in frigo si mantengono bene per massimo 5 giorni. I cereali cotti in questo modo sono davvero molto versatili e molto comodi, potrete utilizzarli per una miriade di ricette, da zuppette, quindi da aggiungere direttamente cotti alla vostra zuppa, vellutate, minestre, ma anche per farci delle polpette o anche dei primi piatti accompagnandoli a delle verdure. Adesso vi facciamo vedere come utilizzare tutte quante le cose che abbiamo preparato e abbiamo conservato in congelatore.
Direttamente dal congelatore aggiungo il riso in padella, quindi non lo lascio scongelare. Aggiungo l'acqua calda, potete anche mettere del brodo vegetale, e lo lascio quindi ammorbidire e cuocere esattamente come se fosse un normale risotto. I tempi di cottura sono gli stessi. Guardate già che bello che è. Io vado semplicemente a mescolare di tanto in tanto e il riso è pronto. Potete mantecarlo come volete, potete aggiungere un pochino di olio, delle spezie, degli aromi. Quando utilizziamo i contenitori in vetro, il trucchetto per togliere velocemente il contenuto è quello di metterlo sotto l'acqua calda per pochissimi istanti. Quindi la base si andrà a staccare e potremmo utilizzarlo subito. Per quanto riguarda la vellutata, la andiamo a mettere nella pentola e la facciamo scaldare fino a farla arrivare a bollore. È importante utilizzare anche in questo caso la vellutata ancora congelata, quindi la andate a mettere in pentola direttamente congelata, non la fate scongelare prima perché le fibre potrebbero separarsi. Stessa cosa anche per il ragù, lo vado a mettere direttamente dal congelatore in padella, anche se il ragù, se volete, potete anche farlo scongelare prima, diciamo come vi sta più comodo. Il ragù sarà pronto quando inizierà a fare i primi bollori. A questo punto quindi possiamo aggiungere la pasta che io ho cotto e scolato al dente e il nostro primo piatto è pronto. Io vi ricordo che tutte quante le ricette e le dosi dei piatti che vi abbiamo fatto vedere li trovate sotto in descrizione e in descrizione trovate anche le informazioni per ottenere il 10% di sconto sulla nuova etichettatrice. Ne speriamo tanto che questo video vi sia piaciuto, se vi va attivate la campanella così vi arriveranno sempre le notifiche ogni volta che pubblicheremo un nuovo video. Noi ci vediamo quindi ogni mercoledì alle 2 qui sul canale con le nuove ricette. Ciao!